Hi guys, good morning and welcome or welcome back to my channel. Nuovo vlogmas. Facciamo un piccolo cambiamento. Praticamente le prime due vlogmas precedenti li stavo proprio numerando nella intro. Tipo vlogmas, primo vlogmas, vlogmas numero 2. Non ha senso, perché tanto essenzialmente lo vedete poi dal titolo che vlogmas è. Quindi da oggi in poi dirò solo nuovo vlogmas. Allora, praticamente sono le 12:10. Mi sono svegliato prestissimo, sono un paio di giorni che mi sto svegliando prestissimo. L'altro ieri mi sono svegliato tipo alle 6:30, stamattina mi sono svegliato alle 7:30. Allora, oggi si torna a lavoro. Non sto proprio ancora al top, però comunque a casa mi stavo annoiando, quindi ci sta, sono comunque contento di tornare, anche perché a casa non ho quasi mai nulla da fare, al lavoro almeno mi tengo impegnato. L'unica cosa, devo darmi un po' una ristrutturata, accorciare almeno la barba e farmi una doccia, perché sono veramente indecente, sono in condizioni indecenti. Non che facendomi la barba io diventi automaticamente e magicamente un modello di Gucci, però se non altro sto un pochettino più aggiustato, sistemato. Quindi, senza ulteriori indugi, vi porto a fare la barba con me. Allora, la barba è fatta. Tra un po' credo che si pranzi, non lo so, è quasi l'una. Mamma ha detto che fa gli gnocchi, però penso che li faccia al sugo. Io ho detto che al sugo non li voglio, quindi penso che mi farò tipo un burro e salvia semplice ma sfizioso. E volevo vedere da qualche parte se c'era anche tipo qualche maschera così idratante per andare comunque a levare i segni dello stress di questi ultimi giorni. E lo so che molti di voi staranno pensando: ma la maschera non te la devi far facciale, te la devi far de ferro, così non si vede più faccia di merda. Però raga, this is what we are working with, quindi non posso farci più di tanto. Comunque guardate che ho messo sullo sfondo del secondo numero, la Britney Spears the Queen. Allora raga, l'abbiamo trovata, è una di quelle maschere da 90 centesimi di Primark. Revitalize, glow and protect, curcuma. È una maschera alla curcuma praticamente. Aprirla, schiapparsela in faccia per 15 minuti e massaggiare poi il rimanente del succo. I felt hope to my two ends, that there would be another chance to find a kingdom I believe in my heart. Credo che questa sia un'ottima canzone da drag queen, perché se c'è il playback esce proprio, c'è molto passion, molto pathos. Allora raga, sto andando al lavoro, siamo in macchina. Volevo rendervi partecipi di questa cosa molto carina. Vi ricordate che degli occhiali perduti, sono stato 2 giorni senza occhiali? Allora, erano nella tasca anteriore dello zainetto,
però no, ha due taschine davanti, in una ci tengo tutto, il tabacco, i filtri, l'altra essenzialmente non la uso quasi mai, non so perché la testa mi aveva detto di schiaffarli lì dentro e le ho ritrovate adesso per sbaglio, l'ho aperta e stavano lì dentro. Ok, almeno non devo spendere altri soldi per comprarne un altro paio. No, mi sarebbero girate veramente le palline perché hanno meno di un anno, quindi non mi andava proprio di ricomprarle, piuttosto sarei rimasto senza. Comunque, da notare questo look col cappuccetto, mi sento molto Kylie Minogue oppure Lady Gaga, 2007 al 2009. Revenge you and me, go write a bad romance. Day. Allora raga, è il giorno successivo all'ultima clip che avete visto. Adesso vi ragguaglio su cosa è successo poi ieri sera, anche sulla giornata di oggi, perché poi dopo oggi ho vloggato poco e niente. Sono le 19:24. Poi alla fine ieri sera sono tornato a casa verso le 10:30, 11:15, e il mio datore di lavoro mi ha fatto riportare a casa due pizze, quindi praticamente per cena ho mangiato un po' di pizza mentre guardavo Star Trek. Stamattina mi è arrivato il secondo autoregalino che mi ero fatto per il compleanno. L'ho preso su Amazon ed è la pistola, il phaser insomma, di Star Trek della serie classica. Questo è un regalino più che altro nostalgico, perché io questo qui me l'ero già comprato, ovviamente questa è una riedizione, l'avevo comprato già nel 2007 se non sbaglio, perché erano stati prodotti in tiratura un po' limitata per il 40° anniversario della serie. L'ho comprato, poi non so perché l'ho perso, non so che fine ha fatto, e quindi quando ho visto che li avevano rimessi su Amazon ho detto no, devo comprarmelo. No, piango. Io credo che questo sia veramente quando si dice essere contenti con poco. Poi è arrivata l'ora del pranzo e ci siamo mangiati una bella pasta col broccolo, che ogni tanto ci sta, è buona e fa bene. E poi nel pomeriggio mi sono venuti a trovare i miei amici Serena e Leonardo, perché in questi giorni non sono riuscito a vederli proprio, appunto perché stavo male. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Grazie. Sono stati raga veramente carinissimi. Si sono presentati con le candeline accese, una monoporzione di tiramisù, i marshmallow, i cioccolatini. Raga, è stato veramente carinissimo. Proprio il sentimento della cosa, che sei venuto perché l'hai fatto di cuore, per me quello raga conta veramente più di tutto. E nulla, e siamo arrivati alle 7:30, quindi è quasi ora di cena, ma non vi faccio vedere la cena perché voglio chiudere il vlog per poi editarlo e caricarlo stasera. Quindi nulla raga, scusate se è stato un vlog un po' confusionario, però quando mi slittano e poi vado a coprire anche diciamo una giornata successiva, quindi quando sono vlog più lunghi di una sola giornata, mi diventa un po' confusionaria la faccenda. Spero che vi sia piaciuto comunque, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, lasciatemi un commentino, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione grande grande e come al solito ricordatevi, meno stress più stress. Ciao.